Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Incidente sul lavoro a Crotone, due operai sono morti mentre un terzo è rimasto gravemente ferito per il crollo di un muro di contenimento. Due persone sono morte a Catanzaro nel rogo che ha interessato un pub. L'incendio è di natura dolosa. All'interno del locale rinvenuti i corpi semicarbonizzati del gestore di un altro bar e di un suo dipendente. Indagini in corso. Dopo la sentenza della Cassazione, che lo ha condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione, Giuseppe Scopelliti questa mattina si è presentato nel carcere regino di Arghillà. Timidi segnali di crescita in Calabria, anche se la regione non aggancia la ripresa come il resto del sud. Emerge dal rapporto Unindustria Cerved, finanziare la ripresa, presentato oggi a Cosenza. Rimpasto di giunta, addirittura d'arrivo, Oliverio lavora la nuova squadra. La polizia di Cosenza denuncia due persone per la truffa dello specchietto, avevano appena raggirato un ignaro automobilista, Donnici. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque tragedia sul lavoro a Crotone, crolla un muro di contenimento, due operai sono morti mentre un terzo è rimasto gravemente ferito, in viale Magna Grecia è successo, una strada che costeggia il mare e conduce alla località di Capocolonna. I tre operai erano impegnati nei lavori per l'allungamento del lungomare quando sono stati travolti dal crollo di un muro, sentiamo. L'ennesimo incidente sul lavoro non ha dato scampo a due operai che stavano lavorando ad un muro di contenimento della strada del lungomare che collega Crotone all'area archeologica di Capocolonna. Un terzo operaio è rimasto gravemente ferito. Le due vittime sono Giuseppe Greco, 51 anni, di Isola Caporizzuto, e Kiriak Dragos Petru, 35 anni, cittadino romeno residente a Rocca di Neto. Erano intenti a lavorare quando un muro di cemento armato è crollato, travolgendoli. Gli operai stavano lavorando all'eliminazione di alcuni vecchi manufatti che si trovano sotto la strada per poter ampliare il lungomare. Il cantiere aveva riaperto da due giorni dopo la pausa pasquale. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere le macerie ed estrarre i due cadaveri e per fortuna sono riusciti a salvare almeno il terzo operaio finito sotto i detriti, un uomo di 56 anni di Isola Caporizzuto, che è stato trasportato all'ospedale di Crotone. Ha una grave frattura al bacino e ha subito la rottura della vescica. L'operaio è stato sottoposto a TAC per poi essere trasferito all'ospedale di Catanzaro. E due persone sono morte a Catanzaro nel rogo di origine dolosa che ha interessato un pub. I cadaveri sono stati identificati questa mattina. Si tratta del gestore di un bar concorrente e di un suo dipendente. Sentiamo. All'interno di questo locale distrutto dalle fiamme anche i corpi semicarbonizzati di due persone. Questa mattina gli inquirenti sono riusciti ad identificarli. Si tratta di Giuseppe Ponessa, con precedenti per lesioni, ed Eugenio Sergi, entrambi 35 anni. Il primo era il titolare di un bar a Borgia, il secondo un suo dipendente. A fare la macabra scoperta i vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio scoppiato all'interno di uno dei locali più frequentati della movida catanzarese. Siamo a Catanzaro Lido, il pub è il Tonnino. L'allarme è scattato nella notte quando una pattuglia dei Baschi Verdi e la Guardia di Finanza, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato del fumo fuoriuscire dal locale. I finanzieri hanno allertato la sala operativa del 115 e sul posto sono intervenute 25 unità operative. Ecco i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a spegnere l'incendio. Le fiamme, vedete, hanno divorato in pochi istanti tutto ciò che era presente all'interno del locale e non hanno lasciato campo ai due 35enni che erano nel pub. I loro corpi sono stati rinvenuti durante il sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento. Quando è scoppiato l'incendio il locale era chiuso. Allora perché i due erano lì? Probabilmente potrebbero essere le stesse persone che stavano appiccando il fuoco, forse per finalità estorsive. Certo, al momento questa è solo un'ipotesi. Sul posto il magistrato di turno e la polizia scientifica, ma appare certa la natura dolosa del rogo. All'interno infatti c'era del liquido
liquido infiammabile. Gli autori del gesto avrebbero cosparso una notevole quantità di benzina all'interno del locale prima di appiccare il fuoco, ma qualcosa è andato storto e quel pub è diventato per due giovani una trappola mortale. Uno dei due sarebbe stato investito in pieno dalla deflagrazione provocata dall'incendio, mentre l'altro si trovava dietro ad un muretto vicino alla cassa, forse in un disperato tentativo di ripararsi. Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica. Andiamo sulle agenzie perché ci sarebbe un terzo indagato per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza originario di Argenta, deceduto in circostanze mai chiarite nell'89. Si tratta di Luciano Conte, poliziotto e marito di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza, già indagata insieme a Raffaele Pisano, l'autista del camion sotto il quale venne fatto trovare il cadavere di Bergamini a Roseto Capospulico lungo la strada statale 106 Ionica. Una notizia del nuovo indagato che è riportata dal sito Crotone News e da Sky Sport. Dall'inchiesta sarebbe emerso che Bergamini, secondo quanto sostenuto all'epoca dalla stessa Isabella Internò, si sarebbe suicidato lanciandosi sotto il camion condotto da Pisano. In realtà sarebbe stato ucciso per motivi che sono tuttora in corso accertamento. La prima inchiesta sulla morte di Bergamini archiviò il caso come suicidio, una seconda inchiesta risalente al 2011 era stata archiviata nel 2015, nel 2017 infine il procuratore della Repubblica di Castrovilla, Eugenio Facciolla, ha aperto una nuova inchiesta su richiesta dei familiari del calciatore, nella quale sono indagati per omicidio volontario Isabella Internò e l'autista Raffaele Pisano. Secondo queste notizie raccolte in serata, loro si sarebbe aggiunto adesso Luciano Conte, che sarebbe indagato soltanto per favoreggiamento personale, sarebbero stati sequestrati dei telefoni cellulari. E poi, dopo la sentenza della Cassazione che lo ha condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione, l'ex sindaco di Reggio Calabria e ex governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, si è presentato questa mattina nel carcere Regino di Arghillà. Sentiamo. Da stamattina è in carcere l'ex governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, fino a qualche tempo fa ritenuto l'astro nascente della politica calabrese. Da giovanissimo ha ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio regionale, mostrando da subito grande abilità politica. L'uomo simbolo della destra calabrese conquista presto il cuore dei reggini che lo eleggono sindaco della città a stragrande maggioranza. Sono gli anni in cui Reggio sperimenta una vera e propria primavera amministrativa. Coinvolgimento, entusiasmi, prospettive. Tutto sembra perfetto, a tal punto che Scopelliti non perde occasione per esaltare quello che definisce il modello Reggio. Le cose funzionano e il sindaco scala la classifica dei sindaci più amati del paese. La città è ammaliata da questo giovane politico che cattura attenzioni e registra consensi anche oltre i confini della regione. Gli oppositori non trovano spazio. Le azioni di contrasto politico non coincidono. E Scopelliti intuisce che ci sono tutte le condizioni per osare di più. Candidato alla guida della regione, ottiene dai calabresi una valanga di consensi. Comincia una nuova stagione. L'ex sindaco di Reggio promette una vera e propria rivoluzione. Ma Catanzaro non è Reggio e la regione non è il comune e ben presto le difficoltà soffocano i buoni propositi. In appena 2 anni Scopelliti consuma per intero il bonus di credito che i calabresi gli hanno concesso. Intanto cominciano i primi guai giudiziari. Si scopre ben presto che il modello Reggio in realtà non è mai esistito e che la Reggio dei Lustrini era una finzione. L'impero politico costruito da Scopelliti si sgretola. La legge Severino lo costringe a dimettersi da governatore. Il caso Fallara pesa come un macigno, sempre più giù. L'ultimo tentativo, la candidatura per un seggio a Bruxelles, svanisce. Il resto è storia che si consuma nelle aule dei tribunali, fino alla condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi da scontare in carcere. Finisce qui la carriera politica dell'enfant prodige della politica calabrese. Voltiamo pagina, parliamo di economia con il rapporto di Unindustria presentato questa mattina a Cosenza. Ebbene, emerge che in Calabria sono timidi segnali di crescita, anche se la regione non aggancia la ripresa come avviene nel resto del Mezzogiorno. Rosalba Baldino, sentiamo.
La fiducia ritrovata degli imprenditori è certificata dal rapporto Confindustria Cerved presentato questa mattina a Cosenza. 26.000 imprese in tutto il sud interpellate per redigere lo studio e fotografare la realtà economica del Mezzogiorno, che a sorpresa cresce a ritmi anche superiori a quelli nazionali. Si è dunque fuori dal tunnel della crisi. Per dare qualche numero, sono 35.000 le nuove imprese, quasi un record. In questo fiorente contesto la Calabria è in controtendenza, o meglio non aggancia la ripresa come le altre regioni del sud. I segnali che invia la Calabria sono moderatamente positivi, sono dei segnali che ci fanno intravedere che c'è un'inversione di tendenza in alto. Sicuramente il saldo imprenditoriale tra le imprese cessate e quelle nate è un saldo positivo, però abbiamo davanti ancora tanta strada da fare anche alla luce delle emergenze che abbiamo sia dal punto di vista imprenditoriale ma soprattutto dal punto di vista del lavoro, perché poi il tema fondamentale della nostra regione è il lavoro e la crescita. Guardo in maniera, diciamo, cauta quello che può essere il prossimo futuro alla luce anche di una serie di programmazioni, di risorse che abbiamo, ma chiediamo in maniera forte che vengano scaricate immediatamente sui territori, perché solo in questo modo può nascere un circuito virtuoso e quindi far crescere la regione ed uscire dal pantano in cui in questo momento si trova. La svolta, si precisa nel rapporto, è data dalla ripresa degli investimenti che potrebbero ulteriormente accelerare. In Calabria il potenziale, ha spiegato Guido Romano, responsabile studi economici del CERVED, è di 433 milioni di euro. All'incontro di oggi anche il governatore Mario Oliverio. La sfida è trasformare i timidi segnali di crescita in sviluppo stabile nella regione. Un'inversione di tendenza, il suggerimento arriva dal vicepresidente nazionale di Confindustria ed è quello di uno storytelling nuovo per questa terra. Dobbiamo arrivare a un nuovo racconto in cui nell'immaginario del Mezzogiorno c'è l'eccellenza che c'è, in cui si svela, si toglie il velo dalle opportunità incredibili che ci sono, della volontà di crescere, e la sfida grande è che la vitalità che c'è, abbiamo, se pensiamo ci sono 37.000 nuove imprese che sono nate nell'ultimo anno, ma sono ancora troppo piccole. Far vedere che se ci si mette insieme si può crescere, si fa rete. La politica a giorni, la nuova giunta regionale, lo annuncia lo stesso governatore Oliverio ai nostri microfoni, mi assumo, afferma, la responsabilità delle scelte. Tre i posti vacanti nella squadra dopo le elezioni in Parlamento del vicepresidente Viscomi, sentiamo. L'attenzione della politica è sulla città della regionale. La nuova giunta del presidente, annunciata prima di Pasqua, ancora non è nata. Il rimpasto è necessario, lo ammette lo stesso governatore. D'altronde, dopo le elezioni alla Camera del vicepresidente della regione Antonio Viscomi, c'è un ulteriore posto vacante nella squadra di governo. Prima di lui c'erano state altre defezioni, il licenziamento dell'assessore al welfare Federica Roccisano e le dimissioni di Carmela Barbalace, che deteneva la delega allo sviluppo produttivo. Oliverio nelle scorse settimane ha avuto una lunga riunione con i consiglieri regionali, sono stati definiti dei criteri, il governatore si atterrà a quanto deciso per il varo del nuovo esecutivo, è questione di ore. Ci sarà giorni perché mancano già tre assessori, due che erano già dimessi prima, il vicepresidente che è diventato proprio in occasione delle elezioni del 4 di marzo parlamentare, quindi a giorni ci sarà la nuova giunta. Sarà una giunta tecnica? Sarà una giunta che sarà espressione appunto della impostazione che io ho dato sin dall'inizio e che raccoglierà esperienze, territori, raccoglierà appunto quelle che sono competenze, perché abbiamo bisogno adesso di un impegno forte perché quello che abbiamo seminato, che abbiamo programmato, possa essere portato a buon fine. Lei ha già incassato chiaramente il sì di questi assessori? Ma io guardi, io sto facendo una riflessione, non ho aperto nessun mercato di relazioni e di rapporti, sto facendo una riflessione che in autonomia e in piena libertà, come ho avuto modo di dire più volte, mi sento di fare, perché la responsabilità è mia, perché io ho chiesto il consenso ai calabresi, l'ho ottenuto e io devo rispondere ai calabresi. La cronaca giudiziaria verso la conclusione, il processo Deus contro la cosca Crea di Rizzico, il 7 aprile la Camera di Consiglio, sentiamo.
Il processo Deus contro la potente cosca di 'Ndrangheta dei Crea di Rizzicoli è ormai agli sgoccioli. Infatti è stata fissata per il 17 aprile l'inizio della Camera di Consiglio che dovrà decidere il destino di molti imputati. Nelle scorse mattinate si sono avvicendati gli ultimi interventi delle difese. È il collegio del Tribunale di Palmi a decidere, davanti al quale si sta celebrando il processo con il rito ordinario, e partirà dalle pesanti richieste di condanna formulate dal pubblico ministero della DDA di Reggio Calabria, Luca Miceli. L'accusa ha infatti chiesto la condanna del boss Teodoro Crea, detto il Toro, classe 39, a 20 anni di carcere, stessa pena invocata per suo figlio Giuseppe, 16 anni di carcere. Ma nell'operazione Deus, ad essere stata decapitata è l'intera cosca, tanti gli imputati sotto processo e alla sbarra. Secondo la ricostruzione operata dalla DDA, i Crea comandavano sulla cittadina della Piana di Rizziconi come feudatari, riuscendo a infiltrarsi in ogni attività economica e sociale. L'operazione trae spunto proprio dalle coraggiose dichiarazioni dell'ex sindaco Antonino Bartuccio, una collaborazione che ha permesso alla DDA di Reggio Calabria di chiudere il cerchio su una famiglia che avrebbe controllato tutto: gli appalti, i lavori, le politiche, le scelte e soprattutto i rappresentanti cittadini che avrebbero dovuto sedere in consiglio comunale. I Crea sarebbero riusciti a provocare il sostanziale isolamento del sindaco con lo scopo palese di annullarne l'azione politica non gradita, determinando altresì attraverso le dimissioni dei consiglieri comunali lo scioglimento della sua amministrazione. Altre notizie, nei nostri 100 secondi, c'è anche una storia della classica truffa dello specchietto. È stato raggirato, e non solo lui probabilmente, un uomo di Donnici in provincia di Cosenza. Operazione dei Carabinieri di Firenze, coordinata dalla Procura del Capoluogo Toscano nei confronti di una presunta associazione per delinquere che sarebbe stata capeggiata da due fratelli originari della Calabria, finalizzata ad accaparrarsi l'indebito utilizzo di appartamenti INPS che venivano poi abusivamente concessi a terzi, previo pagamento di un canone mensile. I Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 5 indagati, 3 sono finiti in carcere, 1 domiciliari, per una quinta persona di vieto di dimora a Firenze. 2 denunce per la classica truffa dello specchietto. Un 53enne e un 33enne sono stati portati in questura a Cosenza per aver messo in atto il raggiro ai danni di un ignaro cittadino sulle strade di Donnici. I due, già gravati da numerosi precedenti di polizia, dopo aver raggirato l'uomo chiedendo del denaro per riparare lo specchietto danneggiato, si erano allontanati dirigendosi verso il centro città, ma sono stati intercettati da una pattuglia in servizio. L'autovettura presentava lo specchietto retrovisore esterno sinistro rotto, dettaglio che ha insospettito gli agenti. In questura poi la vittima ha immediatamente riconosciuto uno dei due fermati come autore della truffa. Sempre in questura sono disponibili le foto segnaletiche dei due uomini denunciati, che potrebbero risultare utili a chi ha subito lo stesso raggiro e volesse effettuarne riconoscimento. È stato rimosso alla spiaggia di San Lucido l'esemplare di capodoglio allenatosi nei giorni scorsi sul bagnasciuga. Il cetaceo, che risultava morto da diversi giorni, è stato trasportato presso l'Istituto Zooprofilattico della Regione Calabria, che ha provveduto a fare dei prelievi. L'intervento, coordinato dal servizio veterinario dell'area C dell'ASP di Cosenza, per ora ha consentito di stabilire che si tratta di un maschio adulto lungo 13 metri. I laboratori sono ora al lavoro per analizzare la cute, i muscoli, gli occhi e i denti, al fine di risalire alla causa del decesso. A Vibo adesso, dove è tornato nella sua città natale, uno dei componenti del gruppo che ha vinto il premio Nobel per la fisica. Ci sono voluti esattamente 100 anni per dimostrare le teorie di Einstein e provare l'esistenza delle onde gravitazionali, un lavoro che ha coinvolto un pool di oltre 1000 scienziati di 24 nazioni diverse e che ha avuto il suo punto cruciale nelle 3 antenne, 2 installate negli Stati Uniti per il progetto LIGO ed una in Italia, l'antenna Virgo, realizzata a Pisa e grazie alla quale per la prima volta si è riusciti a capire da dove proveniva, aprendo la possibilità di investigare il fenomeno anche con altri strumenti terrestri e spaziali. Dunque un premio Nobel per la fisica che è anche un riconoscimento ai fisici italiani, e tra questi vi è il giovane fisico vibonese Gregorio Carullo, che è tornato nel suo liceo classico da dove ha spiccato il volo verso questi straordinari traguardi e che ha raccontato con modi affascinanti agli studenti di oggi questa esperienza. Venire dal liceo classico, allora, sicuramente i primi anni
rende la vita complicata, perché appunto non si è abituati a un tipo di metodo scientifico, per così dire, però ovviamente si è abituati a un metodo di studio molto serio e molto solido. Però uno dei motivi per cui sono venuto qui oggi è per spiegare ai ragazzi che, anche se hanno fatto il liceo classico, non hanno nessun ostacolo a intraprendere una carriera di questo tipo, sia nell'ambito della fisica, ma della chimica, in qualsiasi tipo di scienza, perché non c'è, dal liceo classico, in particolare dal liceo classico di Vibo Valentia, non c'è precluso nulla. E come si vivono questi momenti? Beh, sicuramente con grande emozione. Ora, il Nobel è un riconoscimento straordinario, soprattutto alle persone che ci hanno lavorato per decine e decine di anni. C'è gente che ci ha lavorato per 40 anni, non creduta da nessuno sostanzialmente, lottavano contro i mulini a vento. Io sono fortunato perché sono arrivato in un momento di boom, perché lavoro a queste, diciamo, a questi argomenti dall'ultimo paio d'anni sostanzialmente, però appunto un riconoscimento enormemente meritato per le persone che davvero ci hanno dedicato la vita. E diciamo, possiamo tranquillamente dire che questo Nobel è anche un sapore italiano, perché dei tre strumenti che sono in grado di fare queste misure, due sono in America, ma uno in Italia, non da qualche altra parte del mondo, in provincia di Pisa in particolare. Come si inserisce un fisico, in questo caso il tuo caso, in un gruppo che già comunque è amalgamato con lavori di anni, e come poi si arriva a questi risultati? Nell'ambito della fisica i giovani vengono accettati con molto entusiasmo, quindi appena dimostriamo anche un minimo di volontà di partecipare anche a un progetto così grosso, veniamo subito coinvolti. Dalla fisica al fisico dei calciatori del Crotone, che non sono proprio in forma, vista la sconfitta, ma soprattutto i tanti infortunati, perché sono fermi a lungo dei genti Budimir, Simic, Izco e Nalini, la squadra che è in ritiro, e sarà assente anche Benali, che durante la gara con i Granata, persa, come avete visto, ha subito la frattura al quinto osso metatarsale del piede destro. Dunque ritiro, allenamento mattutino a Steccato di Cutro e sabato rifinitura a porte chiuse allo stadio Scida. Ci si avvicina anche al derby di Serie C fra Cosenza e Catanzaro, cominciano a parlare i protagonisti. Dalla parte del Cosenza Angelo Corsi, dal Catanzaro Saveriano Infantino, che promettono scintille e una gara che sarà probabilmente non spettacolare, ma comunque importantissima per la posta in palio. Per ora è una sfida a distanza, il derby si gioca anche così, tra frasi ad effetto e promesse di impegno. Le parole più usate, battaglia, guerra, coltello tra i denti, insomma tutto evoca un qualcosa di particolarmente cruento, ma si sa che in campo si giocherà a colpi di tackle e spallate. Cosenza Catanzaro è la sfida che infiamma due tifoserie e nei giorni precedenti alla gara la ribalta è per i giocatori più rappresentativi. Da una parte Angelo Corsi, il capitano, che del derby conosce a fondo il significato, dall'altra Saveriano Infantino, l'attaccante cui sono affidate le speranze del Catanzaro di chiudere in bellezza una stagione tormentata. Ecco come i due presentano la partita di domenica. Sappiamo quanto è importante questa partita per la città di Cosenza e per i tifosi, e sappiamo che è ammesso solo il risultato. Cercheremo di far tutto il possibile per dare una gioia. L'unica cosa che posso dire è far capire quanto è importante per le persone questa partita. Se poi ogni giocatore riesce a farlo suo, tanta roba. È una partita importante, una partita che è molto sentita qui a Catanzaro, quindi noi dobbiamo dare il massimo. Al Cosenza hanno una buona squadra, hanno molti giocatori importanti, quindi è una squadra strutturata per vincere, è stata fatta per vincere. Hanno avuto dei problemi come noi, diciamo, però ci stanno molti giocatori importanti. Teatro della sfida, un Savito Marulla convalescente dopo il lungo e piovoso inverno che aveva trasformato ogni partita in una lotta nel fango, mortificando lo spettacolo e favorendo chi al Marulla arrivava per limitare i danni. La società rossoblù ha atteso l'indispensabile primavera per dare il via ai lavori che già mostrano i primi frutti. Insomma, oltre al rossoblù e al giallorosso, spiccherà finalmente un po' di verde. Colori anche sugli spalti, colori anche portati da giovani tifosi, perché si rinnova questo scambio fra le comunità scolastiche. La società del Cosenza Calcio ha invitato, come era stato fatto nella gara d'andata, la scolaresca di un istituto Pascoli di Catanzaro, che insieme all'istituto Zumbini, accompagnati dai dirigenti Elia e Iusi, assisteranno alla gara dopo aver visitato la città, e l'occasione sarà utile appunto per consolidare questi rapporti di collaborazione esistenti tra le due comunità e lanciare un messaggio. Il presidente Guarascio lo ha definito una festa dello sport per tutta la Calabria, e lo sarà affiancando ragazzi e ragazze che condividono un'identica passione vestita di colori diversi. E adesso il meteo per le prossime ore.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Ci attendono due giorni di variabilità, indotti dalla coda di una perturbazione che ha interessato in pieno il nord della penisola. Correnti occidentali oggi e settentrionali domani riporteranno le temperature nella norma dopo i valori piuttosto elevati dei giorni scorsi. Ci sarà spazio anche per locali deboli piogge sui settori tirrenici. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani parziale nuvolamenti su Vibonese e Regino Tirrenico al mattino con locali deboli piogge. Generalmente sereno poco nuvoloso altrove. Durante le ore centrali della giornata, aumento della nuvolosità nelle aree interne del Cosentino e Catanzarese, con possibili isolati piovaschi su Sila, aree del Savuto e Reventino. Temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e venti. Domani venti da maestrale sul Tirreno con mare tra poco mosso e mosso. Lo Ionio risulterà mosso tra basso settore cosentino e crotonese, poco mosso altrove. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. TG che finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna nelle prossime edizioni, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.